Benvenuti, io sono Roberto Pagone, sono il direttore investimenti di Rete Ferroviaria Italiana per il Sud Italia. A Fragola fa parte del territorio di mia competenza. Adesso vi illustriamo un pochino la storia di Afragola. Afragola è una stazione porta, è stata definita a gennaio del 2017 dalla CNN una delle stazioni più belle del mondo e a dicembre anche la BBC ha fatto un servizio definendola una delle opere più straordinarie del mondo, quindi rientra nelle 50 opere più belle di architettura a livello mondiale. Qual è la funzione di Afragola? Afragola è definita la porta del sud perché si trova sul corridoio Scandinavia-Mediterraneo, quindi il corridoio che parte da Helsinki-Stoccolma, Göteborg, scende giù in Europa, dopodiché passa da Milano, Roma, scende giù in Sicilia. È un'opera che è partita parecchi anni fa, o meglio, doveva partire parecchi anni fa come realizzazione, ma in realtà ci sono stati diversi problemi con le ditte appaltatrici, per cui sono stati rescissi i primi contratti. L'ultimo, quello attuale, realizzato dall'impresa Astaldi, è partito 2 anni fa. E in un tempo record questa volta, in solo 2 anni, quest'opera è venuta alla luce. Qual è la funzione quindi di Afragola? È quella di creare un collegamento veloce per i treni che vanno dal nord Italia, dall'Europa, nord Italia, al sud, quindi non passano più da Napoli ma attraversano Afragola e quindi scendono verso Salerno e Reggio Calabria. Quindi è un'opera fondamentale per i collegamenti ferroviari in linea verticale. È importante perché ad Afragola si attesta anche la futura linea Napoli-Bari, cioè il collegamento Tirreno-Adriatico, i due versanti praticamente dell'Italia. Oltre a questo arriverà fra qualche anno anche il collegamento con le linee metropolitane locali di Napoli, la circumvesuviana e quindi la metropolitana. Quindi diventa uno snodo di trasporti ferroviari e di mobilità molto importante. Ripeto, questo nell'arco di 5 anni. Per anticipare un pochino quella che è la funzionalità della stazione, a giugno del 2017 è stata inaugurata, quindi è soltanto un primo pezzo della stazione. E serve principalmente a quello che è il traffico dell'alta velocità, cioè i passeggeri dell'alta velocità. Chi va a Roma, chi va a Milano, chi va a Torino, prende il treno di qua e parte. La stazione, come dicevo, non è completata. Questa prima fase l'abbiamo attivata a giugno 2017. I lavori di questo appalto sono ancora in corso e vi faremo vedere anche la parte di completamento che sarà finita fra un mese. Quindi a marzo questo appalto verrà completato. Subito dopo, entro l'anno, partiranno l'appalto e quindi i lavori per completare i piani superiori della stazione. Sono 4 livelli, noi oggi siamo adesso al 2° livello. Gli altri livelli sono livelli commerciali, cioè praticamente nella stazione è prevista la nascita di un centro commerciale con negozi, ristoranti, locali commerciali. Qualche numero sulla stazione: la stazione, la superficie complessiva è 30.000 metri quadrati, di cui 10.000 di centro commerciale, è un ponte lungo 400 metri e alto 30 metri. L'area intorno è un'area di 150.000 metri quadrati, c'è un parcheggio, una prima fase di parcheggio che ospita 400 posti macchina, a completare saranno 1.400 posti auto. Nell'idea di Zaha Hadid, la progettista, questa stazione nasce sia per la funzione di mobilità, ma soprattutto per una necessità di sviluppo del territorio. Qui siamo in una zona molto delicata della campagna, la cosiddetta zona terra dei fuochi. Quindi la volontà politica, della classe politica, poi tradotta dall'architetto Zaha Hadid, è quella di creare un'opera bella. Quindi il secondo scopo della stazione è quello urbanistico, di sviluppo socio-urbanistico dell'area.
lungo tutta la stazione ci sono questi corridoi di accessi che svincolano completamente dall'area legata alla clientela. In una struttura altamente sorvegliata, 250 telecamere, con personale vigilanza privata, diventa una struttura che quanto prima possa accogliere opere e avere visitatori dal nord Europa sino a Napoli e alla Fragola. Grazie della visita.